Lo sapete se mettiamo 2 miliardi di euro all'anno da qui al 2020 negli ecobonus produciamo 600.000 posti di lavoro nuovi in Italia. Qui abbiamo un governo che si vanta di 40.000 posti di lavoro in più. Stiamo parlando di altre scala, di un'altra scala dei posti di lavoro. Ultima tappa del nostro PMI Tour, un giro che sui territori per fare, per ascoltare soprattutto le esigenze degli imprenditori, dei piccoli e medi imprenditori e riportarle all'interno delle stanze e dei palazzi dove si fanno le leggi. Di fatto le piccole e medie imprese sono le imprese che hanno innovato di più, sono quelle che sono cresciute di più, sono quelle che hanno assunto di più, anche in un periodo di crisi. Spesso però questa crisi viene pagata dalle piccole e medie imprese che sono quelle che effettivamente pagano le tasse e alzano la standard tutti i giorni e molto spesso invece non sono i grandi nomi a pagare, anzi questo governo tende sempre a fare decreti leggi, fare leggi per i grandi nomi dell'energia, i grandi nomi dei trasporti, i grandi nomi della finanza. Noi ci chiediamo quando farà qualche decreto legge anche per le piccole e medie imprese, che intanto scopriamo che per queste le tasse sono aumentate del 5% soltanto quest'anno. Ora, soltanto davvero il Movimento 5 Stelle è dalla parte loro delle piccole e medie imprese, è dalla parte del cittadino e dalla parte che crede che questo paese possa ancora farcela. Perché se noi riusciamo a tagliare gli sprechi, a tagliare i costi della politica, a tagliare tante cose, a prendere gli stessi soldi e a reinvestirli in cose utili, in cose produttive, questo paese tornerà a crescere come quello di un tempo. Abbiamo inoltre presentato i primi progetti finanziati nel Lazio, che sono in particolare abbiamo scelto due esempi, ma i progetti finanziati sono 250. Uno che è un ragazzo che grazie al nostro microcredito ha aperto una paninoteca artigianale e l'altra una ragazza, una cake designer che di Frosinone. Salve, buonasera a tutti. Luca Rufini, imprenditore romano. Prima di iniziare il discorso volevo ringraziare tutti i parlamentari per questa possibilità che mi hanno dato di potermi rilanciare con il mio negozio, già aperto da un anno. E il mio negozio è una paninoteca artigianale, produciamo tutto noi e per adesso sta andando molto bene, non ci possiamo lamentare. Ho fatto un contratto con Giurisprudenza, Roma 3, università, che mi hanno fatto questa proposta e hanno accettato tutte le condizioni dei menù per i 30.000 tesserati di tutte le università di Roma 3. E l'emozione è tanta. E per quanto riguarda Roma, dei provvedimenti e delle proposte che abbiamo fatto, ad esempio per far risparmiare le imprese sulla tariffa rifiuti, ad esempio il contributo di soggiorno, ma soprattutto abbiamo parlato di quello che faremo quando noi governeremo questa città, perché in questa città abbiamo rilevato, rintracciato, accertato più di 600 milioni di sprechi su un bilancio da 5 miliardi. Noi andremo a tagliare questi sprechi che non vanno in favore dei cittadini, non vanno in favore delle imprese, ma vanno in favore di pochi. E sono gli sprechi con cui la politica romana della destra e della sinistra ha campato per anni. Rimetteremo questi soldi in circolo, si tradurranno in efficientamento dei servizi, in miglioramento del servizio pubblico, ma anche in servizi per le imprese e in riduzione della pressione fiscale sulle imprese romane, che in questo momento è insopportabile, e il 97% delle nostre imprese romane sono piccole e medie imprese, che in questo momento sono soffocate. Noi le libereremo e faremo ripartire l'economia di Roma. A Roma ha un grande patrimonio, una grande tradizione artigianale che purtroppo si sta perdendo, è un vero peccato perché Roma ha 85.000 presenze al giorno turistiche, tantissimi turisti che però comprano magari dei gadget che sono made in Cina. È fondamentale, uno dei punti più importanti del nostro programma, rilanciare l'artigianato a Roma, rilanciare delle sapienze che sono secolari in questa città e che si stanno letteralmente disperdendo perché soffocate dai grandi centri commerciali, dalla grande distribuzione e quant'altro. Bisogna invece recuperare queste sapienze, queste maestranze, tramandarle alle nuove generazioni e offrire allo stesso tempo, basarci su quella che è la più grande e più importante economia della città di Roma, il turismo, offrendo però un turismo di qualità ovviamente. Poi questo è un discorso che si può estendere, anzi si deve estendere anche ai cittadini romani, che molto spesso magari non sanno che a poche centinaia di metri dalla loro abitazione hanno delle bellezze che ci invidia tutto il mondo. E non solo in centro, ma soprattutto è importante ribadirlo anche nelle periferie.
Anche in regione c'è un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese. Come avevamo promesso in campagna elettorale, noi abbiamo destinato gli accantonamenti delle indennità, dell'eccedenza delle nostre indennità alle piccole e medie imprese. Come abbiamo lavorato per modificare una legge esistente su un fondo di microcredito per le piccole e medie imprese, per modificare quello che non andava bene, quello che rendeva questo fondo inutilizzabile e inaccessibile. Dopo 2 anni di battaglie, i nostri suggerimenti, i nostri emendamenti sono stati accolti. Siamo in attesa adesso del regolamento attuativo che disciplinerà le modalità di funzionamento di questo importantissimo fondo, nel quale poi ovviamente devolveremo gli oltre 700.000 euro che abbiamo accantonato. Ma mentre in regione siamo in attesa, perché chi governa ancora non ha ben chiaro l'importanza di agire immediatamente nei confronti delle piccole e medie imprese, a Pomezia, dove invece governa il Movimento 5 Stelle, l'attenzione per le piccole e medie imprese si è fatta divenuta realtà, perché il comune di Pomezia è stato uno dei pochissimi comuni del Lazio che ha aderito, ha risposto manifestando l'interesse per l'apertura di uno sportello per appunto il microcredito per le piccole e medie imprese. Speriamo che l'ente nazionale attivi la piattaforma il più presto possibile, in maniera tale che questi cittadini abbiano l'ente che diventa guida accanto a loro per appunto l'ottenimento o comunque l'informazione sull'accesso al microcredito. È stata una bellissima occasione questa conferenza per tirare le fila e soprattutto per riannodare tutti i livelli territoriali. A partire dal comune fino ad arrivare all'Europa, abbiamo posto di nuovo al centro il cuore dell'azione in favore delle PMI. In Europa in particolare stiamo agendo per fare in modo che ci sia finalmente una conoscibilità di quelli che sono i fondi europei disponibili, in particolare il programma COSME, 2,3 miliardi a disposizione delle PMI per innovare, ma anche e soprattutto per esportare e recuperare la capacità di fare impresa. Dall'altro lato abbiamo posto in essere una grandissima azione anche legislativa per fare in modo che le PMI vengano tutelate, a partire dal report di Laura Gea, in cui abbiamo messo la tutela delle PMI, delle microimprese e della economia verde al centro come priorità appunto dell'azione dell'Unione Europea, fino ad arrivare a tanti altri report come quello sul piano Juncker, in cui la definizione di PMI è passata da 3.000 dipendenti, come voleva la Commissione, a meno di 500. Il Movimento 5 Stelle c'è, siamo contro trattati di libero commercio come il TTIP che distruggono la capacità di intraprendere, la possibilità appunto di sopravvivere per le nostre PMI e per la filiera corta, e faremo in modo che si mantenga al centro della nostra azione il concetto non di economia di profitto ma di Stato di diritto. Questo è il Movimento 5 Stelle, questi sono i principi che noi portiamo avanti. Noi siamo contenti che le cose ovviamente stiano prendendo questa piega progettuale così importante. Abbiamo iniziato un dialogo con le banche, molto serrato, un pressing in qualche modo, attraverso il quale le banche devono esprimere bene le condizioni che devono essere praticate, e contemporaneamente noi ascolteremo le eventuali anomalie che si dovessero verificare nel momento in cui un cittadino e un aspirante imprenditore si rechino presso lo sportello bancario. Io vi saluto, questo come ho detto è l'ultimo di una serie di appuntamenti e il primo di un'altra serie importante. Grazie.